Benvenuti in una nuova puntata del nostro appuntamento con la salute. Siamo nella sala d'aspetto di Fisioradi, la bellissima struttura che da qualche periodo è stata realizzata a Pesaro nel quartiere di Vismara. Vedete, ho la Gazzetta dello Sport in mano. L'argomento di oggi riguarda tutti, ma gli sportivi in particolare. Perché? Perché insieme a Gino, che andremo a trovare fra pochi minuti, parleremo di tendini e soprattutto di dolori e infiammazioni ai tendini. Tutti coloro che fanno movimento e sport sanno cosa significa. E per capire bene cosa sono i tendini, chiediamo aiuto al nostro amico Gino. Lui in realtà i tendini non ce l'ha, perché sono delle terminazioni fibrose che uniscono proprio i muscoli alle ossa. Quando si infiammano, carissimi amici, sono davvero dolori. E quindi siamo con la dottoressa Francesca Giovannini, la nostra esperta in ortopedia e traumatologia. La dottoressa lavora presso l'azienda ospedaliera Marche Nord, nella sede di Pesaro, ed ecco che quindi con lei andremo a capirne qualcosa in più sui tendini. Dottoressa Francesca Giovannini, l'incubo, il grande incubo degli sportivi della domenica sono i tendini. Per un qualche motivo capita spesso di avere grandi problemi con i tendini, ma abbiamo anche un po' di confusione su poi quello che in realtà significa avere problema con i tendini. Tendinopatia, tendinite e tendinosi, qual è la giusta definizione? Allora, per tendinopatia in realtà si intende la patologia del tendine e quindi in sé racchiude le altre due definizioni, quella di tendinite e quella di tendinosi. La tendinite è un processo infiammatorio che può essere acuto e cronico a carico del tendine o dei tessuti che lo rivestono, mentre la tendinosi in genere è un processo degenerativo cronico a carico appunto delle fibre tendine. Quindi, insomma, tutte e tre sono delle affermazioni corrette, soprattutto le ultime due vanno un pochettino a specificare quella che è la causa della tendinopatia, insomma. Certo, dolore, fastidio, molto spesso guai anche superiori, ma come si manifesta? Cioè, quando è che io potrei dire effettivamente c'ho un problema al tendine? Come la posso diagnosticare? Allora, i sintomi principali che ci sono sempre quando si parla di tendinopatia sono dolore e impotenza funzionale. Per impotenza funzionale intendiamo l'incapacità di utilizzare quel tendine. Nel caso, per esempio, del tendine d'Achille, una difficoltà appunto anche solo a camminare o appoggiare il piede per terra. Mentre se dovessimo parlare di una tendinopatia della mano, anche l'incapacità di tenere un bicchiere pieno d'acqua in mano per il dolore. La diagnosi chiaramente è soprattutto clinica, ma la conferma diagnostica si ha con una ecografia. Alle volte, se ricerchiamo o pensiamo che siano presenti delle calcificazioni, soprattutto a carico dell'inserzione del tendine, possiamo eseguire una radiografia di conferma appunto della presenza della calcificazione o addirittura anche una risonanza. Certo che il tendine d'Achille è molto evocativo, noi ritorniamo all'Iliade, ritorniamo al grande eroe Acheo che durante la guerra di Troia addirittura ci rimise la vita perché colpito dalla freccia proprio nel tendine dove non era invulnerabile come invece nel suo stato di dio greco. Ma ok, dolore al tendine, problemi, come lo trattiamo dottoressa? Cosa ci possiamo fare? Come possiamo uscirne? Allora, prima di tutto bisogna avere pazienza, perché i tendini sono delle strutture che non hanno una rapida capacità di adattamento a quelli che sono i nuovi stimoli. Prima di tutto dobbiamo ridurre il carico a cui sottoponiamo questo tendine. Per esempio nell'attività sportiva dobbiamo rimodulare o cercare di alternare con attività fuori carico la nostra attività, la nostra routine di allenamento. La tendinopatia achillea colpisce soprattutto runners, soprattutto di lunghe distanze, o saltatori. In quel caso alternare con il nuoto o con la bicicletta, perlomeno nelle fasi iniziali, è fondamentale.
Poi si passa comunque a degli esercizi di riabilitazione, di ricondizionamento dell'attività e del gesto atletico, il tutto chiaramente associato a un approccio fisioterapico come la tecarterapia, la crioterapia e, nel caso in cui ci sia accertata una calcificazione, anche un ciclo di onde d'urto. Questo approccio va da considerarsi un approccio piuttosto lungo nel tempo, dalle 6 alle 12 settimane, e quindi insomma bisogna un pochettino far pace con quelli che sono le nostre abitudini e cercare di rimodulare tutto quanto. Quindi, dottoressa, sicuramente un pochino di riposo è utile ai primi sintomi, ai primi dolori, e probabilmente anche perdere qualche chilo, perché avere dei chili di troppo è come avere uno zainetto sulle spalle che si riverbera tutto sui tendini. Beh, sì, sicuramente il sovrappeso non aiuta, perché chiaramente sottoponiamo a un sovraccarico ancora maggiore i nostri tendini, soprattutto per quanto riguarda i tendini dell'arto inferiore e quindi nello specifico il tendine di Achille. Uno sport molto in auge in questo periodo, grazie ai nostri giovanissimi e bravi campioni del tennis, Jannik Sinner, Matteo Berrettini, che sono ai massimi livelli mondiali, è proprio il tennis. Ma molto spesso è col tennis che si manifesta una delle infiammazioni tendine più antipatiche, il cosiddetto gomito del tennista. Sì, assolutamente. È una patologia dell'inserzione appunto dei muscoli a livello dell'epicondilo, quindi chiamata anche epicondilite, ed è molto invalidante, soprattutto anche per i movimenti della quotidianità. Colpisce appunto, viene chiamata gomito del tennista perché colpisce appunto nella maggior parte dei casi i giocatori di tennis, ma soprattutto chi compie dei movimenti ripetitivi con l'arto dominante. Anche in questo caso il trattamento è, nella maggior parte dei casi, un trattamento conservativo, come abbiamo già detto prima. Potremmo anche avvalerci, in questo caso specifico, di infiltrazioni. Una infiltrazione con corticosteroidi è in genere sufficiente, o comunque riduce di molto la sintomatologia, e in questo caso si utilizza anche un tutore di scarico da portare nella maggior parte della giornata e da rimuovere per il riposo notturno. Quindi andiamo anche a giocare a tennis più tranquilli, sempre con la testa e l'idea di non fare movimenti troppo forti, soprattutto di riposarci e di metterci un pochino tranquilli nel momento in cui sentiamo i primi sintomi. Assolutamente sì. Grazie alla dottoressa Giovannini, quindi, per averci spiegato quali possono essere i principali fastidi che vanno su una delle parti così importanti del nostro organismo, poco conosciute, magari poco visibili, come sono i tendini. Grazie a voi, buona serata.